Ciao ragazzi, allora prima di iniziare il video volevo farvi vedere quanto cazzo ci vuole. Allora, ok, quanto cazzo ci vuole installare le texture per l'HD di Splinter Cell Blacklist. Ovviamente vi sto facendo il video su questo e devo aspettare almeno mezz'ora prima di finire questo fottuto aggiornamento. Guardate un po', io ve lo faccio vedere qui. Cioè, sono mezz'ora che sto installando ste fottute texture. Ci mette 30 anni, ovviamente, la mia telecamera ci mette un po' a mettere a fuoco. Che dire, ragazzi? Aspettiamo ancora questi 10 minuti. Speriamo bene che, ovviamente, il gioco non deluda. Lo farò insieme a voi, è la prima volta che lo tocco, quindi partiamo subito con la sigla. Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93. Allora, ho fatto la prima missione, purtroppo la videocamera non mi ha registrato il video. Diciamo che vi siete persi più o meno dei due filmati che hanno spiegato un pochettino la storia della Blacklist. Cioè più o meno, neanche tanto, perché alla fine la Blacklist, da quello che ho capito, sarebbe una specie di un'associazione loro. Quindi Sam Fisher è richiamato a mettere ordine qui in America. Da quello che ho capito, questi qua devono attaccare dei vari punti in America. Noi siamo ovviamente il protagonista Sam Fisher e dobbiamo dobbiamo risolvere questo problema prima del prossimo attacco che avverrà dopo 7 giorni. Che dire ragazzi, quindi più o meno la storia parla di questa Blacklist. Io adesso dovrò approfondirla. È la prima volta che gioco a un gioco di Tom Clancy Splinter Cell. E dalle primi movimenti, ovviamente è un TPS, ho visto che è in terza persona, ragazzi. L'ho giocato un pochino, ho visto un pochettino le dinamiche dei movimenti e tutto. Molto figo, ragazzi, molto fluido. È un gioco che si gioca principalmente in stealth, quindi in stealth vuol dire che per chi non lo sapesse, ma sicuramente molti di voi lo sanno, è un gioco che deve essere giocato senza farsi scoprire dall'avversario. E sinceramente ragazzi, questo gioco mi gasa tantissimo, proprio perché io provando quei quella piccola missioncina che abbiamo fatto, che ho fatto prima, cercando di non farmi scoprire, mi sono divertito veramente tanto, una figata questo gioco. Quindi ragazzi, che cosa posso dire? Proviamo subito con un'altra missione, cerchiamo di provare subito l'altra missione. Dovrebbe essere, se non sbaglio, questo rifugio, fatemi vedere, sì, dovrebbe essere il rifugio. Spia contro mercenari, questo è ovviamente live. Andiamo sul rifugio. Ogni missione della campagna solitaria aiuta Sam a fermare gli ingegneri. Ferma il prossimo attacco Blacklist, ma che sia troppo tardi. Infatti, la Blacklist. Questi qua si chiamano. Infatti, se non sbaglio, un soldato si è ucciso con la granata. Ha fatto: non fermate la Blacklist. Quindi, che dire, ragazzi? Andiamo subito. Che camo continua. Andiamo su Estrae con il rifugio Bengalasi. Vediamo un pochettino le dinamiche del gioco. Dai, ascoltiamo un pochettino il filmato, ragazzi. Il mio contatto è in un rifugio della CIA. Detengono un tizio che ha dati allora, su Guam, ma nessuno può fare domande finché non sarà libero. Come l'hanno preso? Non l'hanno preso. È andato lui da loro. Sì, ma come facciamo a sapere che non è un pazzo mitomane? Ok, togli gli orecchini. Mi nascondi qualcosa? Il suo nome è Andri Cobin. Vi dice qualcosa? Ok. Capelli messi a merda, ragazzi, giustamente. Ehi, aspetta, lo conosciamo? Quel che dobbiamo capire è perché un trafficante d'armi ricercato si sia consegnato alla CIA subito dopo Guam. Con tutto il rispetto, lasciamo l'interrogatorio alla CIA. Dimentica le cazzate dell'agenzia, Briggs. Ora sei con noi. Ricevuto. Mi sto perdendo un po'. Sembra, ragazzi, non so se dite la sua voce. Non possiamo. Ma è la voce di The Rock. Una figata. È molto carismatica, diciamo. Finse di uccidere mia figlia perché qualcuno potesse controllarmi. Wow, e com'è che è ancora vivo? Bella domanda. Cosa facciamo, Sam? Dai, deciditi però. Cosa vuoi fare? Io direi di avviare missione. Mostrami il rifugio. Davvero? È in un brutto quartiere. Che strano, eh? Perché di solito la CIA conduce le operazioni in Medio Oriente alla luce del sole, vero? Charlie!
Il modo migliore è entrare dal bazar. Okay. Dai il segnale e il mio contatto uscirà dal rifugio. Avremo via libera verso Cobin. Sullo schermo è sempre facile, Grim. Chiariamo, Sam. Stiamo parlando di estrarlo o di ucciderlo? Tocca a te. Mostrami le posizioni di guardia. Le migliori sono qui e qui. Ottimo. Prendi un fucile silenziato. Sono di copertura o elimino un bersaglio? Charlie, prepara un mezzo di trasporto, per favore, che non dia nell'occhio. Un furgone. Ricevuto. Non mi hai risposto, Sam. Tu preoccupati solo di trovare un luogo per l'estrazione, più o meno qui. È tutto chiaro? Forza, il super iPad, ragazzi. Questo è un super iPad. Sì, sono, diciamo che è un po' avanzato come di figura di iPad. Un pochettino più grande, guardate. Ah, vediamo questa cosa. Dice che devi tenere Cobin in vita, quindi nulla di letale. Bello, sconsigliano il controller. Fumogeni, flashbang, niente granate. Vediamo un attimo se è carico. Sì, è carico. Ha avuto un pochettino un piccolo problema prima. Allora, dotazione. Purtroppo devo personalizza, vediamo cosa c'ho. Gadget. No, costano poco, ragazzi. 50.000 euro tra un po'. Facciamo 1.000.000. Allora, microcamera, diversivo acustico. Ok, granata a gas. Granata fumogena, quanti soldi ho, ragazzi? 70.000. Flashbang. Flashbang mi piace. Questa è USA, certo che questa è USA, perfetto. Carica flash. Carica flash, sì, dai. Ok, perfetto. Andiamo su MP adesivo, figo. No, andiamo su visori. Impulso sonar. Che cazzo è impulso sonar? Andiamo su tutta. Andiamo su torace, vediamo furtività. Tessuto tattico, che cazzo cambia? Ah, ragazzi, qui stiamo andando già avanti. Siamo già su Crisis 4, capito? Con la tuta, cioè l'hanno tuta tra un po', ragazzi. Fibra di Kevlar, sicuramente per resistere più ai colpi degli avversari. Io ovviamente non posso fare una minchia. Io sono povero, perché vedete, sono 39.000. Ok, stivali. Tessuto tattico, fibra di Kevlar. No, ma costano poco, ragazzi. Se dovete comprarli, invece che comprarvi delle scarpe Gucci, compratevi un bel stivale in fibra di Kevlar, che vi salvate il culo. Andiamo avanti, luci. Blu belline, ragazzi. Figa. Anche i rossi sono una figata. I rosa non si possono vedere. Blu fantasma non si possono vedere. Però un blu così. Un verde classico. Ma io direi verde classico per risparmiare, ragazzi. Siamo poveri in questo momento. Ok, cosa è successo? Ok, passiamo subito con la missione. Vediamo un pochettino com'è. Sopratutto mi ottiene il pacchetto ad alta potenza con quanti soldi e con quanti Microsoft Point. Anche le musichette, ragazzi, sono infoganti. Sono veramente belline. Ok, te, ce la facciamo? Piano. Cioè, è troppo, cazzo, ragazzi, ci vuole troppo tempo per far partire una. Ma stiamo scherzando, ci mette 30 anni, ma stiamo scherzando. Oh, ragazzi, ha caricato finalmente. Ovviamente ci mette 30 anni a caricare, più i giochi sono così pesanti, più tempo ci mette. Allora, un problema. Sto chiamando il contatto da quando sei corri? Preso, ma non risponde. Briggs, riesci a vedere il rifugio? Appena arrivato, non mi piace. Vedo soldati in tutta la piazza. Ammala calaca! I soldati bloccano l'accesso alla porta d'ingresso. Sir, ti serve che cambi posizione? Ci vediamo a terra? Sorveglia dall'angolo sud-ovest della piazza. Ricevo. Bello! Vado. Bello. Grim, continua a provare. Fammi sapere se riesci a trovarlo. Ricevuto. Ovviamente non dà nell'occhio, ragazzi. Un uomo vestito benissimo, cioè bene. Normale, con una borsa del cazzo da militare, sembra. Posso aiutarla? Il bagno posso usarlo? Nel vicolo. Grazie, zio. E che cazzo c'è in quel piatto? Verdura mista. Apriamo, ragazzi, guardatelo, mamma mia. Andiamo avanti. Sciocchina. Shokran. Beh, bello questo bagno, mi piace, ragazzi. Aggiornamenti sul tuo contatto? Negativo. Soldati ovunque, Sam. L'avevo detto che finiva male. Ovviamente. Non dai nell'occhio, zio. Non dai nell'occhio.
Ovviamente Sam non dà nell'occhio poi con queste cazzo di lucine, ragazzi. Brice, ma cioè, è questa la cosa che mi fa ridere. Sam, ci sono un sacco di soldati. Si rischia. Staremo in silenzio finché possiamo. Vado all'ingresso laterale. Ma io direi proprio abbattimenti letali. Dai, attaccate a questo cazzo di muro. Questo pesava 1000 chili. È la dieta americana. Questi della CIA mangiano cheeseburger e pesano come elefanti. Allora, almeno ci sono riparo. Se fosse stato a casa come avrebbe dovuto, ne avrebbe mangiati alcune. Invece è venuto qua. Abbattimento uccisioni con le armi caricano indicatori di esecuzione. Ok, perfetto. Se ti metti sulla strada, quindi dopo abbattimento di un corpo a corpo, uccidi. Devo ucciderlo per forza. Sì, ma come facciamo a ammazzarlo se quello non sarebbe morto? Se gliel'avessimo chiesto ti avrebbe dato ragione. Che simpaticone. Quanto dobbiamo aspettare qua? Finché Ah, ok. Allora, se lo fai così, senza farti vedere. Esecuzione è pronta. Clicchiamo esecuzione. Clicchiamo abilità. Ok. Marca le due guardie. Uno. Io ci sto. E due. Uno. E due. Esecuzione. Sono fuori portata, quindi avviciniamoci. Questa cosa mi sta piacendo, ragazzi. Mi sta veramente piacendo. Pam! Pam! Ma ragazzi, ma cosa vogliamo di più? Ma questa cosa è fantastica. Non c'è tempo. Entro. Tieni premuto per raccogliere il corpo. Perché devo raccogliere il corpo? È brutto, fa schifo. Sono in tre. Marca bersaglio. Allora, ah, non ce l'ho carico, ragazzi, quindi devo per forza. Ok. Pam! Ma che cazzo, è bellissimo questo gioco, ragazzi. No, ma si disconnetta così alla cazzo il mio controller. Ma stiamo scherzando, è vero. Dai, staccati da questo cazzo di muro. Alza il culo per raccogliere il corpo. No, devo. Ah, è qui dietro. Puoi vederti dal... Ah, cosa c'è? Cos'è sto rumore? Che cazzo? Raccogli il flash drive. Ah, raccogli. Ho trovato un drive. Ok. Ah. Ottimo. Cercherò indizi sugli ingegneri. Ti dirò cosa trovo. Sento rumori che non mi piacciono. Merda, bersagli multipli davanti a te, uno sul balcone. Possibilità di approcci furtivi? Entra nella stanza a destra, esci dalla finestra e passa sul bordo. Bel lavoro. Vieni qui, sposati ai coglioni, corpo di merda. Bellissimo come l'ha lanciato, ragazzi. Io non so come cazzo mi... Allora, andiamo qui. Ah, qui sono visibilissimo, ragazzi, quindi esploriamo bene. Io non so come funzioni, il bene è qui. C'è una bella televisione, interruttore e luce. Questa musichetta, ragazzi, molto tattica, ma sento anche il rumore di queste musichette arabe. Thank you.
devo per forza andare lì, ragazzi. Ci manca solo che ce ne abbia uno dietro, raga. Come cazzo c'ho l'indicatore, Dio santo? Che schifo, ragazzi, faccio veramente cagare, raga. Tutto a posto, ragazzi, tutto a posto? Tranquilli, state tra... Ah, me la carichi però l'arma? Come si carica? Non so come si carichi, ragazzi. Io sincero. Un po' di munizioni. Sì, magari... Dio, Dio! Dio! Dai! Ok. Andiamo avanti, raga. Ma grande cazzo, che è un acrobata questo qua, ragazzi. Dove devo salire però? Ah, qui. Non hai un giubbotto anche per te. Mi dispiace, se dovevi morire. Aga. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi? Ah, ovviamente altri sopravvissuti. Andiamo avanti. Bloccata, sfonda la porta. Mai, non la sfonderemo mai, ragazzi. Minchia di ferro, ragazzi, non la sfonderemo mai. In posizione, Sam. Il nostro contatto non c'è? Andiamo qui. Certo. Ricevuto. Andiamo qui. Avete tirato fuori qualcosa dal prigioniero? Sì? Sì. No, non è venuto ancora nessuno. Ehi, aspetta un attimo. Lascia a camere. Attraverso lo che te ora va a scendere. Anna, le tue portella cacciava gli abbassi. Sono circondato da idioti. Sì, non abbiamo ottenuto niente, non ha voluto parlare. Sì, stanno cercando il resto proprio ora, tutto a posto. Non la meno unica, asce back. Dio santo, non l'ho selezionato, cazzo! Allora, andiamo avanti. Abbiamo salvato l'obiettivo, per fortuna. Salviamo. Protezione davvero impeccabile. Ricevuto. Va bello. Briggs, hai confermato che era corretto. Posto giusto, edificio giusto. Io ho pensato... In missione non si tira a indovinare, chiaro? Sam, parlami. Il tuo contatto è bello. È morto. Arrivano altri soldati, suggerisco di andarsene. Ok, mi servono opzioni e mi servono ore. E vai, adesso tocca a te. Collega il telefono all'Opsat. Posso entrarci in un minuto in quella robaccia. Dai, collega. Collega questo cazzo di iPhone super potenziato, dai. Forza, perfetto, dai. Che cazzo ridi che muoio? Ci serve una posizione. Devi muoverti. Dai, andiamo. Ok. Bello. È un iPhone mentale, ragazzi. Pronto all'estrazione. Ricevuto. Un trasporto sta scaricando soldati. Una decina. Mi muovo. Ti copro l'uscita. Vai, corri. Come si corre? Ho una pianta della stazione di polizia. Non va bene. La milizia stessa è fortificata. Robin è l'unica possibilità contro la blacklist. Non ce ne andiamo senza di lui. Briggs, hai capito? Continua a muoverti, io attiro il fuoco. Bello. Come cazzo ci arrivo lì? Ah, così. Briggs, non puoi fermarli tutti. Cambio di posizione.
Affermativo, mi muovo. Minchia ragazzi, non avete capito. Mamma mia, che cazzo, i rumori si sentono benissimo in questa cazzo di cuffia. Dove sono finiti? Vabbè, sono scomparsi nel nulla, ragazzi. La gente scompare nel nulla, giustamente. Dai, dai, zio, vai. Mamma, ragazzi, veramente è bellino sto gioco, mi piace tantissimo. Non mi aspettavo. Ricevuto. Forniscici, ah. Ah, bello, una valigetta così dal nulla. Buona così, vai. Allora, vediamo un pochettino cosa possiamo. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare lì. Quindi, come scendiamo? Ah, un cavo è qui, ragazzi. Dai, alza il culo. Voilà! Vediamo se riusciamo a arrivarci. Mamma mia. Allora, abbassiamoci di nuovo. Ah, oh, fighissimo sto gioco, ragazzi. Veramente comprato, una figata. Sbagliatevi e cercate. Allora, uno. Muore e vieni qui dietro, stronzo. Grandissimi ragazzi, ma è veramente una figata, cazzo. Ma come si fa, cazzo? Ma perché non l'ho comprato prima? Dio santo, è veramente figo sto gioco. Cioè, è una cosa fantastica. Corri, 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 corri. Grande zio. Ricevuto, continua la ricerca. Dio. Silenzio! Che poi ti sentono! L'ultimo devo ammazzarlo io, lo voglio ammazzare io, ragazzi. Tu hai finito. Bam! Grandissimo, ragazzi! Allora, dove dobbiamo andare? Corriamo, ragazzi. Dio, 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 Dio! Ho sbagliato. Ma va a cagare. Bello, non muore. Headshot, bitch. Stronzo, vaffanculo. Questo perché non faccio le esecuzioni quando devo farle. Coglione che sono io. Dai, sai, 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 sai. Vabbè, anche l'intelligenza artificiale, ragazzi, di venirmi contro. Veramente. Cazzo, un agente super potente come lui, gli vai addosso, giustamente, raga. Vabbè. Come non detto. Saliamo queste scale? No, ovviamente lui non sale le scale. Stiamo scherzando, guardatelo. Un ragnetto sembra, un ragnetto, ragazzi, in velocità. Ma rivediamolo. Sali, grande zio, vai. Sam, vedo un bersaglio VIP tra i primi 10 ricercati della CIA. Se riesci a catturarlo, preparo l'estrazione. Ah, perché altrimenti non la prepari, bastarda, vero? Scendi qui, va. Grim, che strada prendo per Kobe? Scendi qui a livello dentro della strada. Ok. Come lo catturo, ragazzi? Come lo catturo? Dai, così chiamiamo. A casa Zilan! Nessuno. Grande, sì! Abbiamo catturato sto stronzo. VIP catturato. Autorità locali allertate.
Vieni con me, zio. Vieni con me, dai, andiamo. Vamos. Ah, devo lasciarlo qui, ragazzi. Ma fuori dai coglioni, va. Andiamo. Grandissimo, andiamo. Premi. Vieni, vieni qui, vieni, vieni. Ma cosa vuoi fare contro lui? Sam ti spacchetta il culo. Cosa vuoi fare? Sei morto tu. Allora, che cazzo stai dicendo tu? Ho rincoglioni. Ma Dio santo! Bam! A shot, bitch! Dio, sono mezzo morto, ragazzi. Sono mezzo morto. No, non è morto. Dai! Si sta muovendo. Dio, 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 spostati da qui. Non sono buono, ragazzi. Non sono più buono come prima. Anche Ghost Recon Future Soldier è così. Dai, vieni qui. Dio, Dio! Dio, nasconditi, zio. Molla! Prendiamola alle spalle, prendiamola alle spalle, ragazzi, sto morendo. No, non ce la faccio, ragazzi, non ce la faccio. Grandissimo, faccio cagare, raga. Giustamente. Minchia, raga, sta durando tantissimo. Scusatemi ragazzi se purtroppo non sono riuscito a farvi vedere il pezzo finale di Blacklist, il pezzo finale della prima missione, cioè del primo episodio della prima missione, perché purtroppo la telecamera ha smesso di registrare. Quindi registro questo messaggio per chiudere il video del primo episodio di Splinter Cell Blacklist. Spero che ovviamente vi piaccia questa serie, spero che vi piaccia questo gioco, perché a me sta piacendo veramente tanto. È la prima volta che lo tocco, ma è veramente figo, soprattutto la grafica è fantastica, è fatto veramente bene su tutti i punti di vista. Quando ovviamente vedrò a questo punto qualche critica, non so se criticarlo positivamente, criticarlo negativamente, devo vedere tutto andando avanti nel gioco, quindi cercherò di andare avanti, cercherò di farlo insieme a voi. Che dire, ragazzi, non pensate di aver perso chissà quanto, avete perso più o meno 2 minuti di partita, quindi niente di speciale. Sono ripartito, ho costruito già il secondo episodio, lo vedrete domani, spero, o magari dopodomani, magari faremo anche Black Ops, non lo so. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, è durato forse un po' troppo a mio parere, non lo so, ditemelo voi nei commenti, basta commentare giù per farmi capire se è lunghetto il video o meno, se lo volete più corto, più diciamo diviso in fasi. Quindi da Cure 90 è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao belli!